Da bambino io ero un piccino rachitico secco e avevano tutti paura di rimanessi nano. E poi c'è un'altra cosa che hanno gli esseri umani, che alle volte non se ne rendono conto da quella, diciamo, di essere entrati in sintonia con questa armonia di base dell'universo. L'unica cosa che ho capito è che non ho capito un cazzo. Se uno nasce servo che ha bisogno di capo e gli dice la mattina, vai, si fa così, no, no, allora si fa così. E che dà? È libero un par di coglioni, crede di essere libero. Cioè, se io fossi stato uno di quelli che si cagano addosso, Gesù, Giuseppe Maria, che questa paura si vada via. Non ha l'ottimo artista alcun concetto che un marmo dentro a sé non circoscriva col suo soverchio. E a quello, e solo a quello, arriva la mano che obbedisce all'intelletto. Punto, l'ha detto Michelangelo. Yeah, come diceva Lenin, l'estremismo è una malattia infantile del comunismo. Non mi tocca a Michelangelo perché mi incazzo, eh. Sì, mio babbo, che cazzo sta facendo? Ma ne inventa di tutti i colori. Babbo! Che sta andando a scuola d'inverno con la neve qua, sono corti! Risparmiate soldi dei satelliti, non rompete più coglioni, ci pensa la mia mamma, c'è il calo meteorologico. No, a volte la vedo, a volte non la vedo. Quei giorni c'è un sole di spaccare pietre, a me si mette a dire. No, 51 anni fa c'era Andreotti in Parlamento, tra poco muoio c'è ancora Andreotti in Parlamento, la democrazia. Accidenti, a chi ti dà il fiato del campare, per essere a loro io. Mangia pane a tradimento, troppo comodo. È perfetto e noi ci siamo perfetti. Cazzo, allora sei proprio un infamone. Vabbè. Io ieri sono stato due ore a spiegarti la storia dell'armonia dell'universo, della... Te non hai capito un cazzo, proprio niente. Nulla, niente, come dirà in multa. La democrazia qui dentro non c'è. Non c'è la democrazia. Ma lui ride. Ride. Allora, di motivi. Primo perché comando io, sono 115 kg, sono un cazzato un cinghiale, il primo mi rompe le palle e lo risfonda cazzotti. Punto primo. Non, quella se esce dai capo a te non l'ho mai sentito uscire dai capo a nessuno. Ma veramente? Io ieri sono stato due ore a spiegarti la storia dell'armonia dell'universo, della... Te non hai capito un cazzo, no? Finisci per Natale, giuro, quanto è vero Dio, te lo requisisco e lo regalo a un bambino che si suda. Se tu lavorassi, se tu lavorassi, non si farebbe freddo. Te lo dico io, vai. La malattia infantile è quella di voler volare prima di saper camminare. Non è neanche colpa tua, è la colpa del 90% dei professori, non ti hanno insegnato un cazzo a scuola mia. La testa l'è finita, e tu ci metti le corde con pischeri e tu cominci a suonare, allora l'è finita la testa. Ma intanto dopo 30 anni, 25 anni ti fai il mestiere, se l'occhio non ti sei addirizzato, buona. Comunque, rispondi. La porca madonna, sciaccare. Ostia madosca, è proprio perché non voglio andare in paradiso, porca madonna. Vaffanculo. Cado io la democrazia. Se non è finito il studio di Natale, dopo vedere io la democrazia. È troppo comodo, cazzo, a tre anni. Sta sull'albero a cantare, a fare il fischero. Sono belline queste sedie, cazzo. Ora, ho visto il filmato di ieri, tu l'hai messo su internet. E tu mi fai passare proprio come un imbecille. Questo l'ho filettato a cassa chiusa. Io non... E non mica ne ha chiesto. Un pennello di martore da 100 euro. Un pelo. E sarà un pelo di fia. Ama di bianco? Bianca. Allora è un pelo di fia vecchia. È un po' come quadri degli impressionisti, no? Se tu vai a vedere vicino vedi tutte le pennellate, tu capisci nulla, invece tutto allontani e tu apprezzi. Quando si scherza si scherza. Quando si lavora seri si lavora seri. Ora, un maestro. Per prima cosa gli devo insegnare agli allievi come affrontare e risolvere i problemi. I conti si fanno alla fine. O non sanno un cazzo e vogliamo far credere che sanno tutto. Un violino percentualmente costa per 10 rispetto a un contrabbasso. Io preferisco, anche se il lavoro mi è più preciso a cassa aperta, ma io preferisco di gran lunga filettarla a cassa aperta. Proprio la mi deprime proprio la filettatura, cioè non ce la fa a... La testa di contrabbasso per me è la cosa più facile in assoluto. Oddio, la condizio sine qua non perché una donna la sia perfetta e che non deve rompere i coglioni. Oh, ma il violoncello, eh? Il violoncello è femmina. Il violoncello è proprio femmina, proprio c'ha... Beh, vada il bellezza, guarda. Adesso non sembra di vedere una bella donna di dietro, eh? Nuda. Se una mattina tra gli occhi la vedi, e tu c'è uno scompenso cardiaco, e non va bene, tutto lì. Però noi c'è un trucco. Ehi.
invece di andare a votare, sai che bisogna fare? Mandagli a lavorare. Gli passerà il bibischero di vecchia. Ricordo che la democrazia per me è una favola, una novella per bischeri come voi che ci credano. Se tu pensi di cambiare le cose, va a votare. E chi ti legge? E 3.000 anni che il potere se lo passano le stesse persone, di padre e figlio, di padre e figlio. Vanno avanti a cocaina, capito? Vanno avanti a cocaina e non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. È inutile vado a votare. Se voti il centro-destra mi ritrovo tutti ex democristiani e ex socialisti. E voti il centro-sinistra mi trovo tutti ex democristiani e ex socialisti. La mafia è lei. La mafia sono tutti i poteri, è chiaro. Io questi si fanno di cocaina perché dice se no un si regge lo stress. Porca madonna, non fanno una sega, non fanno. Se c'è una cosa che fa incazzare politici che gli hanno il potere è il lavoro. Cioè, non mi piace più di politica perché mi sono incazzato, come un cinghiale. Vogliono il voto. Ma dai io il voto. Questi pezzi di merda. Perché oggi si lavora e basta. Come dice il Duce, non si fa politica, si lavora.